GF VIP 7, Mikkol in curvaia seconda finalista, la reazione di Martina Nasoni e Matteo Diamante diventa virale. Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la 42esima puntata del GF VIP 7, condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della diretta Mikkol in curvaia, Nikita Pelizzone e Antonella Fiordelisi si sono giocate la possibilità di conquistare il titolo di seconda finalista e provare così a vincere la settima edizione del reality. Le tre sono state accolte in studio da Alfonso Signorini, il quale ha annunciato che la seconda finalista del GF VIP 7 è Mikkol in curvaia. La notizia ha colto molti di sorpresa dal momento che in tanti si aspettavano di vedere già in finale Antonella o Nikita, che hanno un seguito molto vasto. Tra coloro che hanno reagito con sorpresa all'elezione di Mikkol come seconda finalista ci sono stati anche due ex protagonisti del reality, ovvero Matteo Diamante e Martina Nasoni. I due si sono ritrovati a seguire insieme la diretta e l'influencer ha ripreso la loro reazione al momento dell'annuncio da parte di Alfonso Signorini. Matteo ha pubblicato su Twitter un video in cui sia lui che Martina reagiscono alla notizia a bocca spalancata. I due si sono poi guardati sorpresi e Diamante ha esclamato: "Ma non è possibile!". Successivamente l'ex fidanzato di Nikita ha spiegato la sua reazione, affermando di essere contento per Mikkol. Ma ha ammesso che secondo lui la Pelizzone è stata svantaggiata dal rapporto con Luca Onestini e dall'immagine che quest'ultimo sta facendo passare della modella.